Allora, siamo qui in quattro, tra cui abbiamo anche due giovani, baldi giovani, i quali sono stati ben contenti di iniziare a contribuire alla battaglia giudiziaria per riportare l'Italia, che è un paese allo sbando, nell'ambito del rispetto elementare delle leggi. Allora, noi ci troviamo in una situazione in cui una manica di cialtroni ignora sistematicamente le leggi, anche le più banali, perché oggi questa è una cosa di una banalità estrema, e lo facciamo dire a Orazio perché è veramente coglie nel segno nel momento in cui riesce a identificare un comportamento che prima ancora che illegale è cialtronesco. Cioè, siamo in un mondo di cialtroni, e questo Presidente della Repubblica è l'espressione tangibile, visiva, concentrato di cialtroneria. Lo è sempre stato fin da quando era ragazzo, ma adesso proprio è arrivato all'estrema sublimato, è sublimato di merda, guarda. Un sublimato corresivo di merda. Allora, veniamo a noi. Ecco qua la lista degli inquisiti da noi proposta al procuratore. Esattamente. E cioè il solito mentecatto ottaugionario, sì, e compagnia cantante di parlamentari tutti. Certamente. I quali tutti o ignorano totalmente la loro assoluta demenziale incultura, sì, esatto, oppure fanno ovviamente finta, documentato da programmi, oppure fanno finta tipo, che la legge non esista. Notizia, questi programmi qui non a caso vanno a intervistare queste teste di minchia che non sanno di che cosa parlano, non sanno un cazzo, non so, cadono dalle nuvole, cioè. E poi ci sono anche le iene, allora voglio solo, cercando di essere quanto più brevi possibile, sì, quali sono i punti della denuncia. Allora, il fatto, questa è la 1214esima denuncia che facciamo. Allora, ma non ripetuta e reiterata egualmente, sì, 1214 attraverso volte, ogni volta, esatto, diversa, è diversa, specie diversa. E questo che cosa dimostra? Dimostra la costanza nell'eludere anche le leggi più elementari, nel delinquere, di questo sistema. Delinquenti abituali. Sistema. Esatto. Allora, il fatto di oggi qual è? Anzi, di ieri sera, quando alle 18:20 circa il cavalier Silvio Berlusconi va a proferire con il Presidente della Repubblica King George II, sì, no? Sì, che sappiamo terzo, bene, quarto come vogliamo, sì, chiamarlo, eccetera. Anche lui di antico retaggio. Antichissimo. Di antico infame retaggio, sì, non ce lo scordiamo sempre mai. Sempre infame. Allora, che cosa succede? Succede che questi due cialtroni si incontrano istituzionalmente, istituzionalmente, all'osteria, che all'osteria sono cazzi loro, si possono incontrare tutte le volte che vogliono, ma istituzionalmente. Il cialtrone è l'altro che non avrebbe dovuto riceverlo e a consentire. No, Berlusconi il suo gioco lo sta facendo il reato, tranquillamente. Cioè, allora, adesso ho fatto... Anche perché, no, diciamo, perché anche perché è stato, noi sappiamo, è stato artatamente condannato da una magistratura cialtronesca collusa che lo doveva condannare perché non aveva i coglioni. Atlantista, misseista, mossadista, eccetera, eccetera, eccetera. Camorrista. C'è di più, di tutto e di più. Allora, che cosa dice? Praticamente c'è stato un incontro istituzionale fra uno che di istituzionale non ha più nessuna valenza, perché il signor Berlusconi, leggo il testo della condanna, per questo motivo, visti gli articoli 521,1, 533 e 535 codice di procedura penale, questo tribunale dichiara Berlusconi Silvio colpevole dei reati a lui ascritti, qualificato il fatto di cui al capo A dell'imputazione come concussione per costrizione ex articolo 317 codice penale, nuova formulazione, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, visti gli articoli 317 bis, 29
e 32 codice penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espirazione della pena, cioè per 7 anni. Esattamente. E quindi ordina, dispone, eccetera, eccetera. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il signor Berlusconi è interdetto dai pubblici uffici, ma interdetto dai pubblici uffici in italiano significa sia in senso attivo che in senso passivo, certo. E quindi lui non può avere rapporti sia in quanto incarichi istituzionali di uffici pubblici, ma neppure può avere rapporti con le istituzioni pubbliche lui come oggetto del contatto. Esattamente. E questo è già un fatto. Ma l'altro fatto ancora più grave è che, nonché in stato di interdizione legale, questo signore legalmente interdetto, il che significa la perdita dei diritti politici, per cui al comma 3 dei diritti politici si prevede la impossibilità per l'interdetto di partecipare alla vita politica in qualunque sua manifestazione, esattamente. E quindi anche di aderire semplicemente come iscritto ad un partito politico. Figuriamoci poi se poter fare il presidente di un partito politico. Capo mafia. In cui il partito politico è proprio essenzialmente lui, come diceva giustamente prima Giorgio. Allora, il discorso è qui, che si ravvisano una serie di reati. Vediamo l'elenco. Allora, reati compiuti non da Berlusconi, dalla Presidente, anche che da sono più importanti. Anche da Berlusconi, perché? Sono più importanti. Si parla adesso, anche di recente, si parla delle collusioni Stato-mafia, no? Che ci sono state, lo sappiamo perfettamente, perché lo Stato italiano di oggi è la mafia. È la mafia. È la mafia. Quindi è la mafia delle persone. Dal 45. Esattamente, dal 43. 43. E sono le persone, stesse che interpretano e impersonificano la mafia. Quindi l'attuale Stato è la mafia. Allora, quando Napolitano dice... Non divagare! Quando Napolitano dice io sono tu entri nel merito nel momento stesso in cui eludi la legge sistematicamente. Allora, andiamo per gradi. Quindi va ricordato sempre, come ho evidenziato qua nella denuncia, che il negozio giuridico non può farsi in regime di violazione, cioè nessun accordo sia commerciale, che istituzionale, che giuridico, si può fare nel momento in cui c'è una violazione di legge da parte dei due o più contraenti che ci sono. Nel caso specifico, il signor Berlusconi, essendo inabile ad agire, non può fare negozio, non può fare negoziazione giuridica. Non può mettere su un negozio. Di nessun genere. Nemmeno allora, di vecchi o di ragazze un po' rotte. E questo signor Giorgio II o primo, come cazzo si vuole chiamare, lo deve sapere, non può far finta di non saperlo. Oltretutto perché lui è il capo in apice della struttura della magistratura mafiosa. Capito? Allora, quindi ne deriva che il signor Berlusconi va a collidere nel suo comportamento con l'articolo 389, che è un reato ben preciso, che si chiama inosservanza delle pene accessorie. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui ne consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da 2 anni a 6 mesi. Quindi, signor Berlusconi, si deve fare altri 2 anni di carcere, perché così è scritto qua sulla legge, perché non è che vale per me e per te, qualche volta sì, qualche volta no, o vale o non vale. Allora, il Presidente della Repubblica se ne dovrebbe fare 50. Ah, vabbè, ma solo per questo, limitiamoci a questo. Per cui, viceversa, abbiamo l'altro contraente del negozio giuridico, che è il Presidente della Repubblica, che in realtà è re di fatto e di diritto, perché questa è la situazione, essendo pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni... Ma il re, anche il re, sai, in regime di Costituzione, a cominciare in Italia da quel Carlo Alberto che non si sa da dove esce fuori e che è vero capostipite, per modo di dire, di questa strana dinastia, anche Carlo Alberto, una volta che ha firmato la famosa Costituzione,
doveva attenersi alla Costituzione, certo. Perché nel momento in cui la Costituzione viene firmata, il re passa in secondo ordine. Allora, quindi per diciamo, continuare il discorso e dare uno scenario organico, quindi abbiamo un negozio giuridico che da una parte c'è Berlusconi che compie questo reato, uno ne compie, ma dall'altra parte abbiamo il Presidente della Repubblica che ne compie una marea, vediamo un attimo, e quindi riceve e tratta da pari a pari un interdetto dei pubblici uffici che lui sa che non, con cui non può dialogare e che rappresenta un partito politico che lui sa che quello non può rappresentare, ma poi a questo interdetto dei pubblici uffici che lui sa e conosce perfettamente rivela segreti di Stato, quindi articolo 261. Ma ancora, in questo modo disonorando la figura della carica che ricopre come Presidente della Repubblica in quanto offende la sua stessa carica, perché lui non adempie con onore al suo mandato, cosa che lui ha giurato di fare prestando giuramento alla Costituzione. A questa cazzo di Costituzione. Aspetta, poi permette, autorizza, riconosce, accredita un personaggio conclamatamente nefasto e quindi istiga tutti gli altri cittadini italiani ad un pessimo comportamento e quindi a commettere alcuni dei diritti preveduti dai capi primo e secondo articolo 302 del codice penale. Sarebbe da sapere se cosa si possono essere detti e comunque a prescindere da quanto si siano detti, il fatto stesso che si siano incontrati portatori di queste due ulteriori valenze che elencheremo è già di per sé stessa una violazione dell'articolo 304 cospirazione politica mediante accordo, perché qualunque cosa si siano detto non potevano dirselo. Quindi questo è importantissimo, cospirazione politica mediante accordo. Allora, e poi ancora, articolo 305, cospirazione politica mediante associazione, e poi ancora, in quanto a capo della magistratura avrebbe il dovere di denunciare questa serie di misfatti di Berlusconi che tenta di diciamo, accreditarsi verso una pubblica istituzione e che quindi lui aveva l'obbligo di denunciare e quindi articolo 319 pieno favoreggiamento e quindi corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, perché lui è sempre un pubblico ufficiale, non ce lo ricordiamo, mai. Dovrebbe essere il pubblico ufficiale. E poi lo stesso dicasi per articolo 323, abuso d'atti d'ufficio, perché per lo stesso motivo il comportamento che lui ha fatto debordando dalle sue responsabilità e degenerando dalle sue responsabilità. Poi ancora, e al contrario di quanto gli competerebbe, quindi agire per far arrestare Silvio Berlusconi perché si sottrae ad una giusta condanna passata in giudicato e delle pene accessorie, che fa? Gli rivela informazioni riservate, quindi articolo 326, rivelazione di utilizzazione di segreto ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni al servizio o comunque abusando della sua qualità rivela notizie d'ufficio le quali devono rimanere segrete, tipo quella è la costituzione di un nuovo governo, perché fino a che non è stato costituito deve rimanere segreta. Lui che fa? Ne mette a conoscenza uno. No, concorda. Concorda, peggio ancora. Deve essere il nuovo governo. Ma non è finita, aspetta che ce ne sono ancora. In questo modo offendendo e disonorando pure la magistratura nel suo complesso ed in particolare i magistrati che hanno irrorato, qua c'ho scritto irrorato, ci ho messo il correttore automatico, mi ha fatto irritare. Mi ha irrorato la condanna a Berlusconi, articolo irrogato 203. Si dice, non irrorato, perché irrorare è l'acqua, erogato, erogato. Invece mi ha scritto irritato, vabbè, e ti ho detto che a un certo punto ho svarvolato. Vabbè, non è nessun articolo 342, oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo giudiziario eccetera eccetera è punito e così via. Poi ancora, e perciò pure la mancata denuncia da considerare, articolo 361, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che quella abbia l'obbligo di riferire, è condannato per i pubblici. E poi ancora, ma ancora peggio, è quanto previsto l'articolo 390, questa è bellissima. Procurata in osservanza di pena, chiunque fuori dei casi di concorso nel reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito per con la reclusione di 3 mesi a 5 anni se si tratta di condannato per delitto eccetera eccetera. Aspetta, ma c'è di più, senza voler considerare quindi poi l'operato del Parlamento
e tranne la giusta reazione di schifo del Movimento 5 Stelle e pochi altri, del tutto bovinamente pascolano seraficamente come se nulla succedesse a tutti questi gravissimi fatti qui riportati semplicemente non esistessero. Insomma, tutto questo delirante scenario fuori dal mondo reale, vagano persi nei loro dispiaceri, difficoltà, torme di disperati cittadini che hanno perso il lavoro e i rispettivi redditi e si vanno alimentando di avanzi dei cassonetti dell'immondizia e rubacchiando noccioline nei supermercati rischiando condanne di 2 anni. Le noccioline gli rifelei in culo a Napolitano, capito? Se siamo convinti che la legge e le sentenze senti, questa è la mia chiusura. Se siamo convinti che la legge e le sentenze non sono un editto medievale che vanno fatte valere solo gli abitanti del contado ed è ancora a rigore di diritto, ma il contado è comunque sia è qualcosa di importante. Caro procuratore che ci leggi, fai vedere che esisti, che non sei un ectoplasma, la situazione va ripresa in mano, riconfermando il patto sociale fra cittadini e governanti e magistratura, ripristinando quel senso di rettitudine che dovrebbe pervadere il senso dello Stato delle funzioni pubbliche e che ormai ai piani alti del palazzo si sono dimenticati che deve essere una loro peculiare e primaria prerogativa. L'alternativa è che il popolo si accorga di essere ritornato indietro di 1000 anni e che il fatto non sia di suo gradimento, non sarebbe un bel vivere per nessuno, anche perché la vita media allora era di non più di 30 anni e la vita non varrebbe più un soldo bucato. Lei e i suoi colleghi potete ancora fare qualcosa, fatela, non è più tempo di rinvii e di bizantinismi, occorre agire, noi ci auguriamo per una visione della migliore via da seguire che agiate voi e senza indugi, come dicevo, l'alternativa sono le sommosse popolari che è meglio non avvengano mai, perché quando agisce il popolo è sempre irrazionalmente, rozzamente, violentemente e crudamente. Evitiamolo perché finché siamo in tempo, ma ormai siamo sull'orlo del tempo, quindi non possiamo che augurarci. E quindi agite, cari. Allora, voi avete qualcosa da dire, giovani che avete firmato? Vuoi qualcosa da dire? Particolare no, penso che Orazio abbia detto tutto. È stato esauriente. Ha espresso pienamente quello che è anche il nostro pensiero. E speriamo tutti in un ritorno alla normalità. Sì, ma è veramente la normalità. Ma soprattutto che sembra di avere a che fare con Giorgio Napolitano, che è il Charles Ponzi italiano, una cosa scandalosa. D'accordo. Per il resto Orazio ha sintetizzato tutto al meglio, il nostro pensiero. Ok, e con questo chiudiamo. Nella ciao, cari che amici vicini arrivi lontani, che Priapo vi assista. Sempre, laudetur Priapus.